Bentrovate ragazze. Quello che andiamo a lavorare oggi è un bordo a filè con un motivo a cuore creato da un insieme di noccioline. Questo motivo, lavorato in altezza, perché si lavora partendo dalla base e salendo, darà vita ad un bordo che potrete utilizzare per decorare delle tendine in lino, ad esempio, oppure degli asciugamani o delle tovaglie. Io ho utilizzato un filato di grandi dimensioni per poter far vedere meglio il punto, ma è ovvio che per bordi più delicati dovrete lavorare con un filato molto molto sottile. Dunque, per fare questo bordo avete bisogno del vostro filato, che sceglierete a seconda di ciò che dovete creare come bordo, l'uncinetto, che in questo caso è un numero 3, e ovviamente dello schema. Ora troverete lo schema da stampare sempre sul post realizzato sul blog Lo Spazio di Lilla. Come sempre. Io ho già fatto un motivo partendo da 27 catenelle, che sono queste che vedete alla base, più 5, 1, 2, 3. Allora, le prime 3 stanno a sostituire la prima maglia alta. Le altre due catenelle servono per creare il quadratino vuoto tipico del filè, che è, diciamo, una tecnica di lavorazione che unisce quadrati vuoti e quadrati pieni. Questo è un quadratino pieno. Sono i quadratini pieni che poi creeranno il disegno generalmente negli schemi a filè. Dunque, abbiamo detto che si parte da 27 catenelle più 5. Il primo rigo di lavorazione si ottiene saltando le due catenelle di base e lavorando 4 maglie alte. Si saltano di nuovo le due catenelle di base, si lavorano 2 catenelle e poi 4 maglie alte. Questo fino alla fine. Naturalmente, ogni volta che voltate, dovete realizzare la prima maglia alta sostituendola con 3 catenelle. Ok, cerchiamo di fare questo bordo insieme, sempre seguendo lo schema e partendo da questa che in pratica la parte del rovescio. L'ultima riga che ho lavorato, cioè questa. Ora si riparte lavorando la seconda. Allora, partiamo con la lavorazione. Lavoriamo 3 maglie alte dopo aver fatto la catenella iniziale. A sostituzione della prima maglia alta, quindi una, due, tre. Ora io vi ricordo che non sono praticissima in questi lavori, infatti preferisco lavorare, lo sapete, più con i cotoni grandi e a crochet. Diciamo che il filè non è la mia passione, però mi è stato richiesto da una amica su Facebook, sulla pagina Lo Spazio di Lilla Handmade, e ho cercato di provarlo per poi farvelo vedere. Quindi, seguendo lo schema, abbiamo le 4 maglie alte iniziali, il gruppo di 4 maglie alte. Ora
dobbiamo lavorare 1, 2, 3, 4, 5 quadretti vuoti. Questi quadretti abbiamo detto sono composti da 2 catenelle e una maglia alta. Allora, facciamo le prime 2 catenelle. La maglia alta, prendendo quella sottostante. In questo modo abbiamo il primo quadratino. Ora continuiamo. Siamo arrivati a 4 quadratini vuoti, facciamo il quinto, praticamente 2 catenelle, saltiamo questi due punti sotto come abbiamo fatto negli altri, solo che gli altri avevamo già le catenelle, quindi in questo caso abbiamo un quadratino pieno. Noi saltiamo i due punti alti che troviamo al di sotto e chiudiamo il quadratino. Facendo la maglia alta. Quindi vedete, qui nello schema abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 quadratini vuoti. Ora dobbiamo lavorare il quadratino pieno. Il quadratino pieno è formato dalle 2 catenelle, scusate, 2 punti alti centrali. 1 e 2 e dalla maglia alta dal punto alto di chiusura ed ecco qua. Ora dobbiamo fare 2 quadratini vuoti più un triangolino d'aumento. Allora ripetiamo con 2 catenelle, saltiamo le maglie alte sotto, una maglia alta per chiudere il quadratino, di nuovo 2 catenelle, saltiamo una e 2 catenelle di sotto e lavoriamo una maglia alta nella catenella successiva. Ecco, questi sono i punti in cui io di solito trovo difficoltà per prenderli. Ok, abbiamo fatto i 2 quadratini vuoti. Ora sullo schema forse non si nota bene perché è un po' sfocato. Ho cercato di modificarlo per farlo vedere meglio, ma questo è il massimo che ho potuto fare. Però sappiate che queste maglie finali sono delle maglie alte doppie. Quindi ora noi facciamo per chiudere questo rigo 2 catenelle e una maglia alta doppia presa dalla stessa base su cui abbiamo lavorato la maglia alta precedente. Quindi due catenelle, una maglia alta doppia, prendendo il punto dove abbiamo lavorato la maglia alta precedente. Questo praticamente è un aumento. Ora ci troviamo a lavorare questo rigo. Lo segniamo con la penna.
Dobbiamo salire facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle in tutto. Allora, riprendiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltiamo e facciamo una maglia alta in questo punto. Ecco qui il nostro aumento per il secondo rigo. Ora faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadratini vuoti e termineremo con 4 maglie alte. 2 catenelle. Saltiamo le due sotto e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, una maglia alta e continuiamo fino ad arrivare al gruppo di 4 maglie alte. Abbiamo terminato i quadratini vuoti, ora finiamo con 3 maglie alte. Ora passiamo a questo giro che è quello in cui troveremo per la prima volta i punti a nocciolina. Sarebbero questi 1, 2, 3. Allora facciamo le tre maglie per voltare, 1, 2 e 3 con le 3 catenelle, voltiamo e 1, 2, 3 maglie alte. Due e tre. Ora dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 punti vuoti. Quindi 2 catenelle, saltiamo quelle sottostanti e facciamo la nostra maglia alta. È il primo quadretto vuoto, questo è il secondo. Il terzo. E ora lavoriamo il quarto. Ok, a questo punto dobbiamo fare le tre noccioline. La nocciolina è formata da 5 maglie alte che vengono poi riprese con un punto unendole in modo da formare questo rilievo. Vediamo come si lavora. Allora, lavoriamo le 5 maglie alte, 1, 2,
3, 4 e 5. Ora lasciamo la maglia finale e torniamo alla maglia iniziale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, la quinta maglia. Diciamo la prima maglia che abbiamo lavorato del punto nocciolina, inseriamo l'uncinetto, riprendiamo la maglia che abbiamo lasciato e chiudiamo. Per terminare il punto bisogna poi fare una nuova catenella. In questo modo il punto è completo. Come vedete, abbiamo questo punto bombato a rilievo. Ora facciamo una maglia alta per chiudere, per terminare il quadratino che comprende la nocciolina. Vedete? C'è la nocciolina interna, però ai suoi lati abbiamo sempre le due maglie alte. Facciamo la seconda nocciolina, sempre 5 maglie alte, una, due, tre, quattro e cinque. Lasciate la maglia, uscite con l'uncinetto e tornate alla prima maglia lavorata. 1, 2, 3, 4, 5. Infilate l'uncinetto in testa, prendete la maglia che avete lasciato in sospeso e l'infilate chiudendo tutto il gruppetto e terminando con una catenella. Facciamo la maglia alta che delimita il quadratino. E facciamo la terza nocciolina. Eccola qui. Uno, due, tre, quattro, cinque maglie alte. Ecco la quinta. Andiamo a riprendere la prima maglia del gruppo, infiliamo l'uncinetto, riprendiamo la maglia che abbiamo lasciato e passiamo dentro la prima maglia alta. Catenella, è terminato il punto nocciolina. A questo punto finiamo il quadratino lavorato e ora facciamo 1, 2, 3 quadratini vuoti. Catenelle e maglia alta. Ecco il primo quadratino vuoto. Altre 2 catenelle. È una maglia alta per il secondo quadratino vuoto, 2 catenelle ed una maglia alta dopo aver saltato 1 e 2 catenelle per avere il terzo. A questo punto non resta che fare l'aumento del mezzo quadratino. Quindi facciamo 2 catenelle e una maglia alta doppia prendendola alla base della maglia alta precedente. Allora, 2 catenelle, 1, 2,
2, maglia alta doppia, quindi 2 gettati sull'uncinetto. Prendiamo la base della maglia alta precedente e vi lavoriamo la maglia alta doppia, quindi 1, 2 e il terzo passaggio per la chiusura. Bene, ora abbiamo lavorato questo giro. Passiamo al prossimo, facendo le consuete 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo e lavoriamo la prima maglia alta. In questo punto, praticamente da dove siamo partite con le catenelle. Ecco qui la nostra maglia alta. E questo è in pratica il triangolino che vediamo sullo schema, questo triangolino, e questo quello che avremo sul nostro lavoro. Ora facciamo, come abbiamo detto, 1, 2, 3 quadratini vuoti. Allora, le nostre 2 catenelle e la maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Di nuovo 2 catenelle e una maglia alta. Catenelle e una maglia alta. Oh, siamo arrivati alla prima nocciolina che nello schema vedete disegnata in nero perché in pratica questa nocciolina è lavorata dal rovescio. Quindi si fa la stessa lavorazione. 5 maglie alte. Tre. Quattro e cinque. Ora, per non far venire la bombatura verso il dietro del lavoro, facciamo in quest'altra maniera. Infiliamo l'uncinetto dal davanti, riprendiamo il punto lasciato in sospeso e chiudiamo. Catenella, finito il punto, in pratica la bombatura la troveremo sul davanti invece che sul retro. Maglia alta per chiudere il quadratino lavorato. Ora abbiamo 3 maglie aperte, 3 quadratini vuoti sulle 3 noccioline del giro precedente. Lavoriamo le 2 catenelle e prendiamo la maglia alta sottostante, lavorandone una nuova, quindi 1, 2, 3. Tre quadratini vuoti. Di nuovo una nocciolina. Uno, due,
3 4 5 maglie alte. Lasciamo, prendiamo dal davanti, dal dietro la maglia, la prima maglia per la chiusura, passiamo uncinetto, chiudiamo con una catenella. Chiudiamo, completiamo il quadratino con la maglia alta. Allora, questo è il retro e queste sono le noccioline che avremo sul davanti del lavoro. Una volta fatta la nocciolina, continuiamo con 1, 2, 3 quadratini vuoti e le 4 maglie alte finali. Tre quadratini vuoti e finiamo il gruppo di maglie alte per completare il giro. Quindi siamo alla terza e la quarta prendendo una delle catenelle sottostanti. Abbiamo lavorato questo giro, ora dobbiamo fare questo con le due noccioline. Allora, per passare al sesto giro dobbiamo fare le nostre 3 catenelle per voltare il lavoro. Facciamo 1, 2, 3 maglie alte. E 2 quadratini vuoti. Vedete che non è poi così complicato, l'importante è seguire lo schema e fare attenzione a non dimenticare qualche quadratino vuoto o pieno, perché poi il disegno in pratica si scombussola completamente. Allora, abbiamo fatto i nostri 2 quadratini vuoti, è ora di fare la nocciolina. Nostra nocciolina che è formata da 5 maglie alte. Chiudiamo le 5 maglie alte, completiamo
come abbiamo fatto per tutte le altre, e terminiamo con una catenella. Maglia alta di chiusura quadratino, ed ecco qua la nostra nocciolina a rilievo. Dopo la nocciolina dobbiamo fare un nuovo quadratino vuoto che va a sormontare la nocciolina del giro precedente. Eccola qua, questo quadratino vuoto. Dopodiché faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie alte. Una, due all'interno di ogni quadratino vuoto sotto e una sopra la maglia alta. Sottostante. Quindi siamo già 1, 2, 3, 4 e 5. 6, 7, 9. In pratica abbiamo iniziato il riempimento del cuoricino, vedete? Sono queste le maglie alte che ci daranno la forma del cuoricino pieno, come potete vedere in questo terminato. Ora abbiamo fatto le 9 maglie alte. Sopra la nocciolina del giro precedente lavoriamo un quadratino vuoto, 2 catenelle e maglia alta per chiudere il quadratino. Dopo il quadratino vuoto facciamo la nuova nocciolina. Cinque maglie alte, chiudiamole e facciamo la catenella finale. Terminiamo il quadrato con una maglia alta e poi 1, 2, 3 quadratini vuoti più l'aumento, diciamo il triangolino finale. Allora, 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e una maglia alta nella terza catenella che troviamo sotto, perché due vanno saltate come di brasse, insomma, per fare il quadratino vuoto del filè. Ok, maglia alta per ottenere il terzo quadratino. Ora facciamo il piccolo aumento, il triangolino di aumento, eccolo qui, 2 catenelle e una maglia alta doppia. 2 catenelle e la maglia alta doppia, ecco, prendendo
il punto in cui abbiamo lavorato la maglia alta appena fatta. Ecco qui il nostro piccolo aumento triangolare. Vedete come evolve la lavorazione?